Non c'è niente da fare. Questa Inter nessuno la batte in Italia. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Anche l'Inter B vince 0-4 in un campo ostico come il Lecce. Incredibile, ragazzi. Oggi con 7 panchinari addirittura. Perché non so sbagliare. Odero, Bisek, là, De Vrij, Callagusto, Frattesi. E su 5, poi su 6 sto che era Asilani su 6 e Sanchez su 7. Con 7, capito? Poi aspetta, poi è entrato pure cosa, andando 18 dopo, però diciamo al 66esimo già 0. E comunque sembra là, siamo in Lautaro, quello che ragazzi, attualmente Lautaro è uno dei migliori 3 o sbarra 4 attaccanti in foto al mondo. Non c'è un cazzo da fare, capito? E io spero sempre che perde, che se vinci. Più gufi più vincono, non ce ne ha fatto, ragazzi. Comunque, doppietto della Taro, segnavo De Vrij e l'altro la segnavo. E doppietta Martinez, uno De Vrij e l'altro lo segnavo là. E chi ruggiamo siamo là? Frattesi. Quindi per esempio Frattesi potrebbe giocare nella formazione titolare della Juventus. E poi noi alla fine c'è lì sarà forte, ragazzi, però piccoli due volte. Poi ci fu la come si chiama là? Vabbè, due giocatori del Lecce attaccava e manco segnano. Quindi Ghiro Bandulà, un ragazzo cioccolatino tira fuori. C'è niente da fare, mi fate rosicare. La verità è questa, ragazzi. Posso dire quello che voglio, ma siamo a 9 punti. No, comincio con la Dana a 12 punti. Comunque, guferemo in gemme interista. Non ti preoccupare. Comunque, facciamo si scherzo, ragazzi. L'Inter entra. Poi hanno un bel gioco. Vedo un gol che lo dà di Sanchez, che ha messo la palla a Frattesi. Chi lo biste che si è fatto da difesa. Cioè sanno quello che devono fare. Noi vinci con Frosinone, con l'evento su A dobbiamo fare i miracoli e chi si leggeri, capito? Ragazzi, la squadra è forte. Il gioco c'è, Inzaghi ha dato un'impronta di gioco. Oh! Ah sì, quella chiappa a chiù qua, 66 punti, 57, sì. Arrivederci e grazie. Va bene, interista, per ora poi sa cosa sei pure in forma, mentalmente hai acquisito la mentalità vincente, capito? Ma non devo occupare che in futuro i cose cambiano. Per ora goditi su scudetto, perché alla fine hai meritato. Purtroppo a febbraio su scudetto è perso, ma da febbraio, ma lo so, sono condiscendente di quello che dico e quello che ho sempre pensato. Purtroppo è così, ma in Champions non ti preoccupare che non sarà vita facile in Champions. Voglio vedere se tu vinci facile con Real Madrid, Manchester City, voglio vedere. Comunque in Italia non c'è avversario, quindi in Italia ripeto, siete un carro armato. In Italia siete un carro armato Inter, ce ne fa. Anche se arriva, tu sai che a me mi viene l'orticario quando parlo con te, ma purtroppo devo ammettere che sei più forte. E più forte purtroppo bisogna dirlo, va bene? Comunque, da Trapani è tutto. Io ancora mi sto godendo con il Rucano. Ho sudato 7 camici oggi qua. Andiamo, e noi vi saluto, ciao.